Beh, è un'ulteriore scommessa che credo vincerà il Politeama anche domani sera, perché già sapete non è facile allestire un'opera lirica, tra l'altro importante come la Carmen in questo periodo difficile, anche se noi come Politeama, come fondazione, abbiamo mantenuto l'attività in questo periodo. Certo, c'è stato un lockdown che ha limitato, ha ridotto, ma il teatro non è mai stato chiuso, ha programmato quando è stato possibile programmare, e da settembre abbiamo avviato questa stagione che è stata ricchissima. Tra l'altro non finirà domani sera, perché c'è ancora uno spettacolo da recuperare, che è quello con Lino Guanciale, e poi c'è la stagione sinfonica con l'Istituto Tchaikovsky, per cui credo che sia veramente uno dei pochi teatri meridionali che ha mantenuto questa continuità di programmazione a fronte, lasciatemelo dire, quando si parla degli aiuti, dei sostegni alla cultura. Beh, in questo periodo il Ministero ha riconosciuto al Politeama, per tutto quello che abbiamo passato, 10.000 euro. Se voi ritenete che la cultura si possa aiutare in questo modo, capirete veramente il lavoro che si è fatto con la Fondazione Politeama per mantenere in vita non solo il teatro nella sua struttura, ma anche con una programmazione importante e con la chiusura addirittura con un'opera lirica. Una stagione che ci ha dato grandi soddisfazioni, rivedere il pubblico a teatro è una grande emozione, riuscire a portare a casa questi risultati in questo periodo veramente difficile ti dà la forza e la voglia di andare avanti e di sperare che ci siano grandi occasioni, in questo caso per cantanti lirici meravigliosi che questa sera, domani sera avrete la possibilità di ammirare e apprezzare, e per grandissimi orchestrali. L'Orchestra Filarmonica della Calabria ha dei grandi musicisti con un bravissimo e giovanissimo direttore che è Filippo Arlia, da valorizzare e da sostenere. Sì, dopo l'emergenza Covid non era facile fare il cartellone, è andata bene tutto sommato, si sta riprendendo la situazione, quindi speriamo per il prossimo anno di fare una stagione ancora più completa. Comunque è importante che questo teatro abbia la lirica, rispetto a una situazione generale che c'è in Italia e soprattutto in Calabria. Siamo in una situazione sicuramente di vantaggio, però non basta, perché bisogna dare una risposta concreta al mondo della cultura. Diciamo che siamo orgogliosi e fortunati ad avere un teatro di queste dimensioni, che molti ci invidiano, molti artisti che vengono qui magari non immaginano che in una piccola città come Catanzaro ci possa essere un teatro così ampio e spazioso, quindi agevole il fatto che il palcoscenico sia molto grande, perché l'opera è complessa, ecco. Non richiede scene con un numero minimo di persone esiguo, ma molto, ci sarà anche la presenza, cioè diciamo che sono state sfruttate molto le risorse locali, dando spazio giustamente alle risorse locali, dal corpo di ballo che è formato da diverse scuole provenienti da ballerini provenienti da diverse scuole locali, anche dal liceo coreutico e musicale di Lamezia Terme, così come anche le comparse.